Buon venerdì a tutti quanti voi ragazzi, come state? Mi auguro bene. Allora, ho diverse cose da dirvi su Pogba, perché sono stato anche giustamente criticato per una frase che ho detto, ma quella frase, se tagliata e decontestualizzata, può trarvi un po' in inganno. Per cui è un errore mio di comunicazione, per cui vi chiedo scusa. Bentornati sul canale. Prima di iniziare andiamo a fondo sulla questione Pogba, perché ci sono alcuni ragionamenti in più da fare. E poi ci sono altri sviluppi legati a questa vicenda che a caldo, insomma, non potevamo avere. Mi raccomando, commentate, ditemi la vostra sotto nei commenti e iscrivetevi al canale, che è importante, siamo vicini ai 100.000. Dai ragazzi, forza e coraggio, dai. Allora, la frase incriminata qual è? Ci siamo tolti un peso. E in realtà non è del tutto vero, perché poi la Juve attenderà gli sviluppi definitivi sul fronte Pogba. Bisogna aspettare che si chiuda tutto l'iter e l'iter non è finito qua. In primis bisognerà capire quanto emergerà dal TAS di Losanna, perché è intenzione di Pogba, appunto, fare ricorso. Un ricorso che avrà la durata di circa 6-7 mesi per pronunciarsi, con le annesse poi mosse successive, in chiave di risoluzione del contratto, eccetera. Per cui la situazione non è facile. E quindi ho sbagliato anch'io nel dire quella frase, ma quando ho detto ci siamo tolti un peso, non era legato al peso Pogba, peso morto, e qualcuno giustamente mi ha detto ti tolgo l'iscrizione e me ne vado, perché queste parole non sono state carine. No, ci siamo tolti un peso perché una roba sospesa, una questione in sospeso, a livello di programmazione pesa tanto, ok? Quindi meglio avere una situazione definitiva, ossia no. No con tutte le conseguenze del caso, quindi il dispiacere a livello umano anche da parte mia. E vi ho parlato anche di cinismo, e il cinismo era legato a questa roba qua, cioè, ok, che umanamente io sia coinvolto nel dispiacere, eccetera, che ho per questa situazione, per carità. Ma a livello cinico, a livello di programmazione, mi sono tolto un dubbio. È un po' come dirvi: se l'anno scorso ci avessero detto, boh, voi meno 10, volere volare, poi l'anno prossimo non andate in Champions, cambia tutto, no? Nell'arco della stagione, a livello definitivo, fin dal principio. Invece il tira e molla, il tira e molla, il tira e molla, il tira e molla, secondo me fa peggio. E si è arrivati anche a delle soluzioni ibride, con la questione del secondo filone degli stipendi, dove la Juve ha avuto una sorta di patteggiamento e una sanzione di 700.000 senza ulteriori penalità, eccetera. Beh, tutto quel filone là, l'incertezza pesa in termini di programmazione, perché è difficile tracciare una linea da qui e in avanti senza mettere in conto questa roba sospesa. Perché poi cosa succede? Che a livello di bilancio ti esponi finanziariamente per difetto, per cui se hai a bilancio Pogba che potrebbe uscirne immune da questa vicenda, beh, i costi a bilancio sono differenti rispetto a quelli attuali. Attualmente prendono stipendio da circa 27.000 euro totale lordi l'anno, perché c'è la sospensiva, però capite bene che se invece questa roba si risolve, pesa a bilancio un qualcosa tipo 20 milioni circa di euro. C'è differenza, no? Da 27.000 euro a 2 milioni di euro, a 20 milioni di euro. Per cui toglierci il dubbio su questa vicenda consente alla Juve di programmare, ma in realtà vedete che la Juventus tiene ancora in sospeso la vicenda fino all'iter finale. Ed è per questo che vi devo chiedere scusa, perché comunque ci siamo tolti un peso, non era un peso umano, una scoria, via, colpo senza sentimenti, no, era proprio una questione a livello di programmazione. E piaccia o non piaccia, le aziende fanno sempre scelte toste a volte, impopolari, e quando le devono fare non devono guardare in faccia a nessuno e serve quel cinismo, quello di cui parlavo nel video. E quindi questo è. Pogba ha fatto un post, scusate se mi sono scusato, ma oggi sono stato informato della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che la sentenza sia errata. Sono triste, scioccato, col cuore spezzato.
che tutto quello che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi sia stato tolto. Quando sarò libero da restrizioni legali, l'intera storia sarà chiara. Ma non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le normative antidoping. Da atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate. Non ho mai mancato di rispetto e imbrogliato altri atleti e tifosi di nessuna delle squadre per cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata, oggi farò ricorso davanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport. Quindi questa è la risposta di Pogba a tutta la vicenda. Quindi per quanto riguarda la Juve sta lì, vigile, attenta, no? Per cui si attenderanno tutti gli eventuali sviluppi successivi. Però è una situazione bella spinosa e vediamo cosa succederà. Lato Pogba, di sicuro mi pare che si vada verso una rescissione consensuale, perché è molto complicato ribaltare totalmente una sentenza di questa portata. Molti l'hanno ritenuta esagerata e io in parte condivido, perché comunque precedenti simili non è che ce ne siano a iosa, anzi, sono molto rari, per cui c'è stato veramente una, non lo so, una sorta di mancanza anche di buon senso in questa vicenda da parte di chi ha giudicato. Questo mi pare effettivamente abbastanza chiaro, perché è una sanzione che sancisce inevitabilmente che cosa? La fine della carriera di Pogba. Detto ciò, ho notato anche dei commenti che vanno un po' più sul personale nel video di ieri che non mi sono piaciuti. Ah, prendono milioni, come se i milioni salvassero chiunque dalle beghe della vita normale. No, milioni aiutano tantissimo a non avere un sacco di problemi, ma ne portano anche degli altri, ok? Degli altri che io non so, non li conosco, ma immagino che comunque gestire dei patrimoni di quella portata significa farsi avvicinare da gente che non ha interesse per te persona, ma che interesse per quello che hai, e non credo che sia bello. È una cosa che noi non conosciamo, questa, l'approfittarsi lo conosciamo, ma in maniera molto moderata e più per i gesti, per le cose che facciamo, che non per le cose che abbiamo. E quindi il calciatore, da un punto di vista, è anche un uomo solo spesso, se non ha una famiglia solida, forte alle spalle. Pogba non ce l'ha una famiglia solida alle spalle, perché la famiglia si è dimostrata una polveriera in tanti momenti della sua carriera. Per cui io i commenti sul personale, ragazzi, non me la sento di darli. Sicuramente ha fatto una cazzata, questa roba qua è una cazzata che sta pagando comunque a caro prezzo. La Juve da quel punto di vista è anche in parte tutelata, per cui io vi ripeto, lato Juve sono abbastanza tranquillo, il dispiacere umano rimane, vediamo poi lo sviluppo di tutta la vicenda. Questo ci tenevo a dirvi e quindi le mie scuse per non avervi comunicato bene quello che era il mio sentimento e mi scuso con chi ha frainteso. Giustamente mi ha dato una tirata d'orecchie e io rispondo presente, non mi tiro indietro alla critica, perché è stata una critica precisa, però è dettata più da un fraintendimento in realtà che non dal mio pensiero reale. Questo è. Vi mando un forte abbraccio, ci vediamo magari più tardi, nuovi contenuti e niente, non so che altro dirvi. Ecco, domenica sarò a Roma per la YouTuber League, cioè sabato, giochiamo sabato sera, domenica mattina rientro già a casa per la partita col Napoli. Per cui, se siete interessati, siete della zona di Roma, seguite la pagina della YouTuber League. Vi dico dove si gioca, perché non so neanche come si chiama la struttura proprio, non la conosco. È la struttura di Bove, dovrebbe essere quella. Allora, il sorteggio non me ne frega nulla, ve lo dico subito. Ecco, Roma CS Don Orione, via della Camilluccia 120. Per cui, dalle ore 20 vi aspettiamo là. Ciao belli, e sempre fino alla fine. Forza Juve!